Buongiorno, allora volevo dirvi diciamo delle cose e poi niente, cercherò di fare un vlog di un giorno e non come gli altri vlog che ho fatto giorni diversi, sperando di riuscirci. Comunque, volevo dirvi una cosa, solo che fa male il braccio tenere il telefono. Allora, prima di tutto, ho deciso che per il momento, dato che con il lavoro è un po' difficile stare su YouTube e tantomeno sui social, ho deciso per il momento di pubblicare i video quando riesco e quando registro, diciamo nei giorni diversi, cioè in senso che vorrei vedere come va, in senso prima pubblicavo martedì, giovedì e sabato, adesso non avendo tanto tempo non riesco a pubblicare sempre lo stesso giorno, cioè sempre martedì, giovedì e venerdì, per cui i giorni non saranno gli stessi, per cui cambieranno, potrebbe essere che io, che ne so, in questa settimana invece di pubblicare martedì pubblicherò lunedì, o mercoledì oppure venerdì. Come avete notato, ho pubblicato anche Pasquetta e Pasqua. Di solito quando ci sono i giorni festivi non pubblico mai, però ho detto boh, proviamo, forse le persone guardano più i video anche nei giorni di festa, per cui ho detto proviamo a pubblicare dei video, no? Infatti ho pubblicato sia domenica che era Pasqua e sia lunedì che era Pasquetta. E allora ho deciso, vabbè, proviamo a fare così. Non sempre lo faccio però, per cui può essere anche che appunto c'è quel giorno di festa che io riesco a pubblicare, c'è quel giorno di festa che non riesco a pubblicare. Invece, prima pubblicavo sempre alle 2 e un quarto, massimo le 8 di sera. Adesso, non avendo tanto tempo, ovviamente, scusate, ma c'è il burro cacao che ho sparso un po' anche fuori della bocca, ma c'ho le labbra secche, per cui scusate se vedete questo. Per cui non pubblicherò più alle 2 e un quarto o alle 8. Pubblicherò l'orario in cui riesco a pubblicare o tantomeno a montare video, perché quando io monto il video dopo lo pubblico subito, ma lo lascio in programma, per cui non è che verrà pubblicato subito il video quando io monto il video. E per cui la mia decisione è questa, per cui gli orari e i giorni non saranno più fissi per il momento. Per il semplice fatto del tempo, perché sto lavorando con questo nuovo lavoro, per me è molto difficile registrare, pubblicare, stare sui social. Come avete visto anche su Instagram sono molto assente, non pubblico foto, non pubblico storie. Ogni tanto quando voglio lo faccio, però non come facevo prima. Ma solo questo volevo dirvi, sinceramente mi stanno un po' annoiando i social. Più il tempo passa, più mi annoiano. Uno perché c'è gente maleducata che ti scrive commenti assurdi in privato, sotto nei commenti, sia su Instagram che su YouTube, sono proprio maleducate le persone. Non hanno rispetto a chi ovviamente fa i video o a chi sta sui social, che neanche ovviamente li conosci, cioè conosci quella persona lì, cioè. E per cui anche lì mi sto, diciamo, rompendo un po' le scatole stare sui social. E poi ho notato che molte persone, quasi tutte, quando pubblico i video non sono sempre le stesse. Saranno massimo 2 o 3 persone che guardano i miei video e commentano sempre. Per cui, a prescindere, grazie a queste 3 persone che commentano sempre sotto i miei video, che li guardano e sono sempre presenti. Tutti gli altri che ovviamente non lo so, che non hanno voglia di pubblicare, cioè di pubblicare, di lasciare un commento sotto il video, eccetera, non lo so perché, però se
Cioè, vi dico questo, se non volete scrivere sotto nei video che pubblico, scrivetemi in privato su Instagram. Io vi lascio sempre, quando pubblico i video, vi lascio sempre il mio Instagram. Se volete, sì, scrivermi in privato, io ho sempre fatto amicizia anche su YouTube. Infatti ho conosciuto due persone su YouTube che poi siamo diventati amici. Adesso ci vediamo quasi sempre e ci sentiamo sempre su WhatsApp, sul mio numero privato. Per cui è anche una bella cosa perché ho conosciuto queste persone proprio, proprio belle, splendide, gentili, che ogni giorno li sento. E grazie a YouTube, perché se no, cioè, non li conoscevo neanche queste persone. Non faccio nomi perché forse non vogliono. Dato che non stanno già su YouTube, tantomeno non hanno i social, ma non sono tanto presenti, non voglio fare i nomi, per cui credo che queste persone capiranno di chi sto parlando. In più guardano anche i miei video, per cui, cioè, per cui se volete scrivermi anche solo per altre cose, non solo per i video, eccetera, io sono sempre presente in privato su Instagram, anche perché è bello fare amicizia con le persone. Io diciamo che sono un po' timida. Se mi conoscete dal vivo, ancora molto, sono una persona timida. Però sono sempre la stessa. Sui video che faccio, nella realtà sono sempre la stessa. Per cui, se non avete il coraggio di scrivermi, lasciarmi un commentino qua sotto nei commenti, nei video. Se volete farlo in privato, io rispondo sempre a tutti. Per chi non mi segue ancora su Instagram, cioè seguitemi, che tanto non è a pagamento, ma potete solo schiacciare il segui e mi seguite, così vedete le foto, vedete tutto quello che faccio e che non metto quasi mai su YouTube, ma metto la maggior parte su Instagram. E vi aspetto anche su Instagram. Di solito seguo anch'io le persone che mi seguono, cioè, se me lo chiedete, io lo faccio sempre. Se invece è un profilo che mi piace, mi diceva quasi quasi la seguo anch'io, allora lo seguo. Se no, dipende dalla persona. Per cui, cioè, comunque, se volete seguirmi, parlare anche in privato, io ci sono. Ci sono sempre. Niente, volevo dirvi questa cosa qui. Per cui se vedete i video non saranno più fissi come prima, perché i miei orari di lavoro ovviamente è dalla mattina fino alla sera, dal lunedì al sabato. L'unico giorno libero è la domenica. Il sabato solo il pomeriggio e la sera sono libera, ma la mattina fino alle 2 sono, diciamo, ogni tanto lavoro, dipende, non sempre. Per cui se vedete pochi video, se vedete che non metto video, se metto che non, cioè, sto ferma 2 settimane, così sapete il motivo. C'è chi non gliene frega, però guarda lo stesso i miei video, e c'è chi invece, appunto, anche se non ho mai visto, io sono stata assente 3 settimane, non ho pubblicato per 3 settimane. Non c'è stata una persona che gli è interessata, cioè era interessata a dirmi in privato come mai non pubblichi più su YouTube, come mai non sei più su Instagram, cos'è successo. Cioè, non ho mai ricevuto questo commento e la gente non, cioè la gente, chi mi segue veramente, chi guarda sempre i miei video, non ha scritto come mai non ci sei più, come mai non pubblichi, cose su, cioè, non ho mai ricevuto questo commento dopo l'assenza che ho fatto, diciamo, nel mese, mi sembra febbraio, se non sbaglio, o gennaio, non mi ricordo. Per cui lì sono stata anche un po', diciamo, ero un po' strana perché ho detto: ma scusa, ma se nessuno mi scrive anche questo, vuol dire che, a parte che non gli interessa, però appunto sto cercando di fare dei video che possono interessare alle persone, non i cazzi, almeno diciamo l'interesse di fare la spesa, di quello che faccio, di quello che compro. Non ho avuto, diciamo, questo interesse nei confronti di chi mi segue, o almeno
se mi seguono persone veramente ogni giorno oppure sono persone così. Non lo so, sono stata un po' non triste, quasi un po' delusa perché pensavo che almeno una, due, tre persone mi scriveva come faceva con appunto le altre YouTuber, che vabbè, loro sono completamente diverse da me, perché sinceramente io non, come avete visto, collaborazione e sponsorizzazione non li faccio. Non penso che annoio le persone sui video che faccio, perché non faccio sempre le stesse cose, o tantomeno far vedere le cose che possono annoiare come le YouTuber, e tantomeno non sono falsa. Perché molte YouTuber ho notato che loro vengono e fanno i video solo se devono guadagnare e basta. Io invece, se davvero avevo quella intenzione di dire ah, ma tanto vengo solo per guadagnare, a quest'ora pubblicavo molti video. Essendo che la mia vita è cambiata e sta cambiando, ovviamente inizio già a stufarmi, sinceramente, stando anche sui social. Ma prima lo faccio perché mi diverto, perché mi piace fare i video, tantomeno stare a contatto a voi, specialmente con le persone, perché appunto, come ho detto prima, ho fatto amicizia e ho conosciuto queste persone. Se no, neanche li facevo. Per cui, se io pensavo ai soldi che che mi sta dando YouTube, sinceramente a quest'ora pubblicavo tanti video, ma invece non lo sto facendo. A confronto delle altre YouTuber che ho visto che certi sono un po' false, che pubblicano video, fanno vedere solo collaborazioni, sponsorizzazioni, cioè dopo un po' a me mi viene cioè che palle, fai video diciamo fatti bene, come per dire dei video che piacciono, cioè ok, non è che devi fare un vlog dove fai vedere praticamente quello che fai, anche perché un vlog può durare 10 minuti, può durare 30 minuti massimo e fai vedere mezza giornata, neanche per quello che fai in una giornata. Cioè, per cui niente, volevo dirvi questo, scusate se mi sono dilungata tanto e volevo solo specificare questa cosa qua. E niente, con passare dei mesi vedremo se se quelli che mi seguono, o le persone che guardano i video, forse cambiano, non lo so, sono più parlano con me, eccetera. Allora vediamo. Se invece faccio dei video solo così e le persone devono solo guardare i video e basta, senza neanche commentare o tantomeno scrivermi un messaggio privato come facevano le altre persone, non lo so. Dopo un po' io mi annoio, diciamo. E poi la voglia non è tanta, se le persone non ti aiutano a dire no, fai video, vai avanti a fare video, mi tieni compagnia, eccetera, è normale che poi dopo la mia voglia di fare video inizi a abbassarsi, a diventare zero. E poi più passano gli anni, più divento grande, più dico chi me lo fa fare alla fine, anche se mi piace fare queste cose, ma chi me lo fa fare se poi nessuno, diciamo, mi sta dietro, tantomeno sta a contatto con me. Non so se mi sono spiegata quello che volevo dire, spero di sì, spero che ci sarà qualcosa, ovviamente ci saranno anche i cambiamenti, come avete visto ci sono i gattini, e poi vabbè vi spiegherò poi più in là, in un altro vlog, e niente, per cui cosa devo dirvi? Non lo so, spero che mi sono fatto... Cioè, sono stata chiara su questa cosa qua. E niente. Comunque, continuo il vlog, lo faccio durare un po', e poi continuo il vlog. Voi guardatelo tutto fino in fondo. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase.
like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.